Dal Vangelo secondo Marco. Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Maddala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò, apparve a 2 di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli 11, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura». Il cammino della fede non è mai semplice e banale. Esso comporta incertezze, difficoltà e persino atteggiamenti contraddittori. A nessuno è risparmiata la fatica di credere, perché la conversione è una lenta e progressiva presa di possesso della nostra vita da parte di Dio. Il Signore non violenta la nostra libertà, ma la illumina e la sostiene, perché arriviamo finalmente alla piena comunione con Lui. Gli Apostoli, come ci raccontano i Vangeli, incontrarono Gesù risorto diverse volte dopo la domenica di Pasqua, ma solo a fatica si radicarono nella fede, vincendo il loro innato scetticismo. Il Vangelo di Marco ci dice che quando Maddalena e le altre donne tornarono di corsa dal sepolcro annunciando la risurrezione, essi non vollero credere. E anche quando i 2 discepoli di Emmaus si affrettarono trafelati al cenacolo, raccontando di aver incontrato il Signore e camminato con Lui, non ebbero sorte migliore. Neanche essi riuscirono a scalfire il muro di incredulità che oscurava il cuore dei discepoli. Perché tanta lentezza nel credere? Perché evidentemente noi uomini crediamo più ai nostri occhi che alla testimonianza degli altri. Alla fine, racconta Marco, è Gesù stesso che appare agli 11 apostoli riuniti e li rimprovera severamente. Le parole del risorto sono dure, senza attenuanti, e si adattano perfettamente alla realtà misera e pietosa in cui si trovavano i suoi apostoli, quelli che egli stesso aveva chiamato e istruito durante la sua missione terrena. Le parole di Gesù risuonano taglienti e brucianti e bollano gli apostoli per la loro incredulità e durezza di cuore. L'incredulità è apistia, cioè mancanza di fede, che è un atteggiamento essenziale per entrare nel regno. La fede è il nostro radicale abbandono nelle mani di Dio, con il quale accogliamo la sua salvezza e il suo amore. La durezza di cuore, che il Vangelo chiama sclerocardia, è il contrario della purezza di cuore, che invece permette di vedere Dio, come è detto nelle Beatitudini. Dopo un giudizio così severo, ci aspetteremmo che il Signore rifiuti gli apostoli o che li deponga dal loro ufficio, e invece li conferma nella loro vocazione, affidando proprio a questi uomini privi di fede e duri di cuore la missione di annunciare il suo Vangelo. Nessuno di noi è cristiano per i suoi meriti, ma solo per la misericordia del Signore. Così anche noi, quando sperimentiamo con amarezza la povertà della nostra fede, non dobbiamo perderci d'animo. Gesù, proprio mentre ci illumina con la verità, continua a fidarsi di noi, mettendosi ancora nelle nostre mani. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre.
dicano quelli che temono il Signore. Il suo amore è per sempre. Nel pericolo ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto, e io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto, il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia. Vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio. Egli ci illumina. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre.